Immigrazione e gestione dei rifiuti. Saranno questi i temi centrali dell'azione dell'ARLEM, l'Assemblea regionale locale euromediterranea, nel corso del 2014. I rappresentanti delle collettività locali di tutto il bacino del Mediterraneo, riuniti in sessione plenaria a Tangeri in Marocco, hanno approvato un ambizioso programma per il futuro, che guiderà le attività dell'Assemblea divenuta il braccio operativo regionale dell'Unione per il Mediterraneo. Il sindaco di Lisbona, Antonio Costa, è stato incaricato di preparare un rapporto per valutare quale contributo le autorità locali possano fornire per facilitare una gestione efficace dell'immigrazione. Stiamo vivendo una situazione in cui io credo che tutti dobbiamo comprometterci e quando diciamo tutti, sempre c'è un politico di maggior prossimità, il più cercano al cittadino, il che realmente sta sperimentando il problema in prima linea e ese è il rappresentante di un municipio o il rappresentante di una regione, poteri locali, i poteri regionali. La cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo è fondamentale per affrontare la questione dei flussi migratori e le autorità locali di tutto il bacino hanno un ruolo importante da giocare. The recommendations of ARLEM, they will help all countries, whether they are in the north or in the south. Also the project made for jobs that are being tackled these days by the Union for the Mediterranean to allow for more jobs for the youth and women. This would in a way help reduce migration. Quest'anno l'altro tema chiave dell'azione dell'Assemblea sarà la lotta contro l'inquinamento nel Mediterraneo, che passa attraverso una corretta gestione dei rifiuti, in particolare nei paesi della sponda sud. In Arab region and the Mediterranean side, nobody knows about recycling. Nobody knows how we can obtain energy. Nobody, we are collecting the waste as from 100 years. There's nothing changed. It's important to change this culture in our minds, in our children, in our youth, in our how we can get the benefit from the waste. Durante la sessione plenaria di Tangeri, i rappresentanti del Mediterraneo hanno inoltre approvato un rapporto in cui si chiede all'Unione Europea di avviare, entro la fine dell'anno, l'elaborazione di due strategie macroregionali nel bacino del Mediterraneo, una per l'area occidentale e l'altra per quella orientale. Due strategie che in futuro potrebbero integrarsi a quella adriatico-ionica, la cui approvazione è prevista nella seconda metà del 2014. Infine, l'ARLEM ha rivolto un appello a tutti i paesi della sponda sud affinché siano elaborati al più presto dei piani di mobilità urbana sostenibile. Si calcola infatti che la mancanza di adeguate infrastrutture costi ai paesi del bacino il 5% del prodotto interno lordo e, se le attuali tendenze dovessero continuare nei prossimi anni, la situazione potrebbe diventare insostenibile. L'ARLEM chiede di rafforzare il processo di decentramento dei poteri verso le città, in grado di meglio comprendere le esigenze locali e di migliorare la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo per permettere lo scambio di buone pratiche.